Ciao a tutti, mi chiamo Rachele e sono nel salotto a casa di Calidoscienza. Qui ci sono moltissime cose interessanti. Sono oggetti e strumenti nati per studiare i fenomeni ottici e le percezioni dell'occhio. Questo, per esempio, è lo zootropio. Questo invece è il prassinoscopio. Mentre girano, possiamo notare come ogni singola immagine sembra che si fonda per dare l'illusione di un'immagine in movimento. Questo è possibile perché il nostro occhio è in grado di distinguere due immagini solo se scorrono lente. Quando le vediamo scorrere velocemente, ci appaiono come sovrapposte. L'occhio le fonde insieme e abbiamo l'impressione che avvenga il movimento. Questo fenomeno, che gli studiosi chiamano persistenza visiva, è anche alla base del funzionamento della pellicola cinematografica. Lo stesso principio si applica anche ad un famosissimo gioco dell'Ottocento, che forse conoscete anche voi. Eccolo qua, si chiama taumatropio. Oggi proveremo a costruirne uno insieme. Ecco cosa ci serve: un cartoncino, le forbici, lo stuzzicadenti, un contenitore rotondo, dello spago, i colori, una penna e una gomma. Per prima cosa ricaviamo un cerchio utilizzando un contenitore rotondo. Lo ritagliamo e, aiutandoci piegando la metà, segniamo con la penna i due puntini lungo la metà del cerchio. Usando uno stuzzicadenti e la gomma come supporto, creiamo due forellini dove abbiamo fatto i punti con la penna. Adesso arriva la parte più delicata. Dobbiamo disegnare i due soggetti che poi verranno sovrapposti quando gireremo il taumatropio. Se volete andare sul sicuro, potete disegnare la gabbietta e l'uccellino. Più il disegno è semplice, migliore sarà il risultato finale. Occorre fare attenzione a come orientare i disegni. Non voglio svelarvi tutto perché questa è la parte divertente del lavoro. Non preoccupatevi se non verrà il primo colpo, succede sempre anche a me. Io ho scelto di disegnare la gabbietta e l'uccellino. Ve li mostro. Adesso che il taumatropio è disegnato, manca l'ultimo tocco. Per poterlo ruotare velocemente, occorre inserire due piccoli pezzi di spago in questi buchini e fermarli con dei piccoli nodi. Tagliate dei pezzi di circa 3-4 cm e fateli passare nei fori che abbiamo fatto. Assicurateli con un piccolo nodo, ci vuole un po' di pazienza, ma vedrete che alla fine ce la farete. Ecco terminato il mio taumatropio. Adesso vediamo se funziona. Dunque, da un lato abbiamo la gabbietta vuota e dall'altro l'uccellino.
Adesso lo vedete l'uccellino dentro la gabbia? No, non è magia, è scienza. Adesso tocca a voi costruire il vostro toma proprio. Se volete, potete anche provare una tecnica diversa, utilizzando le bacchette cinesi come supporto, anziché i piccoli pezzi di spago. Alla prossima volta con A casa di Caleidoscienza.